Allora, riprendiamo. E riprendiamo parlando dell'altra metà del cielo, cioè i requisiti non funzionali. Ok, quindi nell'ora precedente ci siamo concentrati sulle caratteristiche che devono avere i requisiti di tipo funzionale, soprattutto. Vediamo invece quelli non funzionali, cioè quelli anche detti, dicevamo, qualitativi, che solitamente esprimono dei vincoli o degli obiettivi di progetto, e non tanto delle singole azioni che il sistema deve fare. Definiscono delle proprietà e dei vincoli, no? Sul comportamento del sistema, vincoli sull'affidabilità, vincoli sul tempo di risposta, vincoli sulle capacità del sistema, quindi quante di queste cose può fare, no? Quanti dati può memorizzare, quanti utenti può gestire, quante transazioni può eseguire, eccetera, eccetera. Parte di questi vincoli sono, diciamo così, poi soddisfacibili dal punto di vista tecnologico, cioè richiedono una certa infrastruttura tecnologica per poter essere realizzati, un certo numero di macchine, server, capacità, disco, rete. Altri di questi requisiti invece richiedono un'impostazione progettuale particolare, cioè se io tra i requisiti qualitativi ho scritto che il sistema deve essere accessibile sia via web che via mobile, dovrò avere un'architettura del software che necessariamente separi la parte di logica dalla parte di presentazione e non le tenga troppo insieme, perché altrimenti sarà molto difficile gestire front-end diversi. Vabbè, qui dicevamo che i requisiti non funzionali sono più critici, più difficili da soddisfare rispetto a quelli funzionali, proprio perché sono pervasivi, sono, diciamo così, coprono l'intero insieme delle varie funzioni, si applicano ad ogni singolo requisito funzionale. Ecco, questi requisiti non funzionali, di quale tipo possono essere? Beh, possono essere quali abbiamo classificati come requisiti di prodotto, di organizzazione oppure di tipo esterno, quindi provenienti da vincoli esterni. È più facile leggerli se alla parola requisito non funzionale sostituiamo mentalmente la parola vincolo, no? Constraint. Vincoli di prodotto, requisiti di prodotto, requisiti non funzionali di prodotto, specificano le modalità, no, con cui le funzioni devono essere eseguite. Sono quelli più di natura più tecnologica, in certo senso, più tecnica, no? I tempi di risposta, l'affidabilità, l'interfaccia, l'usabilità e cose di questo genere. La documentazione. Requisiti organizzativi invece sono i vincoli che sono dati dalle caratteristiche dell'organizzazione in cui il sistema informativo dovrà operare. Magari lo stesso sistema informativo dovrà funzionare in modo diverso nelle varie aziende o realtà o organizzazioni in cui dovrà essere inserito per via delle modalità diverse di organizzazione interne di queste varie enti, di queste varie, aziende. Magari non cambia la funzione, però cambierà, fatemi dire, i diritti d'accesso, cambierà l'interfaccia, cambierà il fatto che a un certo punto c'è uno stadio di approvazione che in un'altra invece l'azienda non è richiesto o cose di questo genere. Quindi vincoli che sono imposti dal contesto organizzativo, quindi l'organizzazione dell'azienda in cui il sistema si inserisce. E poi possono esserci vincoli esterni, che sono dati appunto soprattutto dalla legislazione, normativa, requisiti appunto di interoperabilità con sistemi esistenti, norme di legge e cose di questo genere, cioè che sono vincoli che provengono dall'esterno sia del sistema sia dell'organizzazione. Quindi in qualche modo ci stiamo immaginando tre cerchi concentrici, alcuni vincoli che li pongo sul sistema in quanto tale, sul sistema informativo in quanto tale, deve avere certe caratteristiche. Poi mi allargo un attimo e vado a dire, questo sistema è inserito in un certo contesto organizzativo. Questo contesto organizzativo pone ulteriori vincoli che non avrei posto se non fosse stato, diciamo così, rilevante, o se l'avessi magari inserito in un contesto diverso, o se il contesto fosse stato libero. E poi mi allargo ancora e mi chiedo, il contesto normativo
aggiunge dei vincoli ancora di suo rispetto a quelli che avevo. Quelli esterni forse sono, l'ho detto così per essere concentrici, ma quelli esterni in realtà sono quelli già noti dall'inizio, quindi sono i più facili da catturare. Ecco, se vogliamo entrare a un livello di dettaglio in più, possiamo vedere quali sono normalmente, questo è un elenco, questo livello a destra di questa slide è un elenco non esaustivo, no? Non ci esaurisce tutto qua, però quelli che normalmente vengono citati maggiormente. I requisiti non funzionali o i vincoli di prodotto o le qualità del prodotto, in quali categorie cadono? Beh, poi quelle che abbiamo sempre citato come esempi. L'usabilità, cioè la capacità del sistema di essere utilizzabile correttamente in modo efficace e senza formazione o con un minimo di formazione. Cioè un sistema che come lo apri sai già cosa fare, basta guardarlo a colpo d'occhio e sai già orientarti. Questa non è una proprietà emergente, capita che sia facile da usare, ma è una proprietà progettata. Va progettato tutto, l'interfaccia, dai colori ai bottoni, al layout, alle voci, ai nomi delle etichette dei bottoni, in modo da facilitare questo. A questo proposito vi anticipo che un giorno del prossimo mese, diciamo inizio di dicembre, quindi in realtà non è il prossimo mese ma è quello dopo, ma ormai siamo già proiettati a novembre, stiamo organizzando un seminario che sarà tenuto da esperti psicologi di Telecom Italia, che lavorano qua al Politecnico sopra la nostra testa di tre piani. Al terzo piano ci sono quattro laboratori di Telecom Italia, di cui uno di questi quattro si occupa di usabilità proprio. E quindi ci saranno, probabilmente saranno due persone che verranno a parlarci, due o tre, a parlarci proprio di come si gestisce quello che in gergo si chiama user-centered design, cioè progettazione centrata sull'utente, che ha come obiettivo quello di creare sistemi non solo funzionali ma anche usabili, o diciamo soprattutto usabili, e poi ovviamente avranno una certa funzionalità, ma se la funzionalità poi non è usabile, non è raggiungibile, ma diventa una lotta continua tra utente e sistema, no, non è. Quindi stiamo organizzando questo evento, insomma, questo seminario, nelle ore di lezione. Adesso vedremo, pensiamo di usare le ore del giovedì perché ci sono 3 ore e sono più tranquille, tra l'altro queste ore sono quasi in parallelo con quelle dell'altro corso, quindi faremo la lezione a corsi riuniti. Se siamo con questa numerosità potremo probabilmente usare quest'aula, altrimenti dovremo cercare altre aule più grandi, ma non credo che sia facile trovarle, no? Però a occhio e croce direi che siamo meno del 50% delle sedie qua, e quindi l'ipotesi attuale, che poi vi confermiamo ovviamente per iscritto, dovrebbe essere giovedì 4 dicembre, per andare a, diciamo così, a affrontare questo argomento che è tutt'altro che banale, soprattutto sul lato consumer. Quando il sistema informativo arriva, l'avevamo già accennato la volta scorsa, agli utenti finali, il fatto che vadano sul tuo servizio o su un tuo concorrente, a volte è la questione della prima impressione, dei primi secondi di utilizzo: ah, ma sta roba è una schifezza, oppure mi piace, mi trovo bene. Ecco, non è un caso, no? È progettato bene o progettato male. Quindi questa è uno dei, non a caso è messo per primo, lassù in alto, è uno dei più importanti. Ed è misurabile, eh? Non è un parametro così, del tutto qualitativo, nonostante si chiamino requisiti di qualità. Non confondiamoli con requisiti qualitativi, ma sì, più o meno, sono tutte cose che sono in qualche modo misurabili e verificabili, cioè con processi diversi ovviamente. Quindi anche l'usabilità è verificabile con le metodologie del user-centered design, della verifica utente, eccetera. Secondo punto, l'efficienza. L'efficienza è la proprietà di un sistema di svolgere un certo compito usando una quantità limitata, ridotta di risorse. E le risorse possono essere il tempo o lo spazio, cioè lo spazio è la quantità di memoria, la memoria RAM che mi serve, lo spazio su disco che mi serve, e il tempo sono le prestazioni, la velocità di esecuzione, per quanto tempo la CPU è impegnata, la CPU, i dischi, la rete sono impegnate a svolgere una certa funzione.
l'efficienza del sistema combinata con le prestazioni dell'hardware mi danno i tempi di risposta. Un sistema può essere più veloce perché gira su un hardware più potente, o può essere più veloce perché è scritto meglio, sfrutta meglio in modo più efficiente le risorse messe a disposizione dall'hardware. Quindi ci sono sempre questa combinazione di due fattori che mi dà alla fine la velocità del sistema. L'affidabilità, abbiamo già citato, quindi il fatto che quanto il sistema è in grado di tollerare dei malfunzionamenti nei suoi componenti o nei servizi che utilizza. Fino a che grado? Quali componenti possono, diciamo così, rompersi o avere dei difetti e nonostante questo il sistema può continuare a funzionare? Ma questa è un'altra qualità che va espressa. Se non lo dico vuol dire che se c'è qualcosa che va male, che non funziona, si ferma tutto. Altrimenti richiederò l'affidabilità rispetto a un certo insieme di guasti possibili. L'altra caratteristica del prodotto, qui si parla di portabilità, è molto generale come requisito. Portabilità significa che il sistema un domani potrà essere trasportato in un ambiente operativo diverso, su un server diverso, su una macchina diversa, su un sistema operativo diverso. Allora, è molto cablato e può funzionare solamente su quel tipo di macchina, su quel tipo di ambiente, oppure è facilmente trasportabile, sì o no? La parte di interfaccia utente. Se oggi la faccio su web e su Android, domani la voglio fare su iPad. Allora, la portabilità su iPad, devo ricominciare da zero, oppure è facile da fare? No? Significa trasportare le stesse funzioni in un ambiente operativo diverso. E queste funzioni possono essere le funzioni lato server, oppure lato front-end, lato client. C'è un domani, l'avrete sentito parlare, l'avete letto magari sui giornali, il comune di Torino, la città di Torino, ha pensato per i PC dei propri uffici di passare da Windows a Linux come sistema operativo, per ragioni di spending ovviamente. Gli applicativi sono portabili? Cioè il software che girava su quei PC, che poi molte volte sono sistemi informativi acceduti via web, sono, il loro accesso, il loro funzionamento è portabile su un sistema operativo diverso? Il problema è che oggi, nel 2014, decidono una mossa che per avere successo richiede che i sistemi informativi che hanno costruito negli ultimi 20 anni siano stati portabili, siano stati pensati in modo portabile. Non che funzionano solamente su Internet Explorer versione tot, altrimenti tutta questa operazione, che ho sentito dire Cuba intorno ai 6 milioni di euro, non si può fare. Quindi è un attributo qualitativo, ma la qualità costa sempre, no? Qualità in più, di cui va tenuto conto fin dall'inizio. E questi, dicevo, sono tutti requisiti o vincoli sul prodotto in quanto tale, indipendentemente da dove viene installato. Poi ci sono i vincoli che derivano dagli aspetti organizzativi. Cioè, ad esempio, magari in quell'azienda ci sono certi standard operativi che devono essere seguiti. Se andate a prendere i grossi data center, di solito per sviluppare un software hanno una serie di procedure per l'installazione, la validazione, i collaudi, eccetera, eccetera. Non è che gli arrivi lì con la chiavetta, gli carichi il software e loro lo mettono online. Deve superare una certa serie di verifiche, deve avere una certa serie di documentazione a corredo e una certa procedura di accettazione per l'installazione e per le versioni successive. E questo magari ricade in questi standard organizzativi. Lì dentro funziona così, da un altro cliente funziona in modo diverso e ti deve adeguare. Questo non cambia in sé cosa fa il software. Cambia però il modo in cui lo sviluppi, il modo in cui lo documenti, il modo in cui lo metti in produzione e così via. Quindi ci sono aspetti di questo genere. L'implementazione. Può darsi che in quell'azienda abbiano deciso che i server sono tutti server Windows. In un'altra azienda decido che i server siano tutti server Unix o Linux. E questo significa che devi usare poi linguaggi di programmazione, ambienti di programmazione, librerie diverse. Oppure decidi di lavorare con
i linguaggi che ci sono, che sono invece già multipiattaforma per loro natura. Quindi in qualche modo i vincoli di implementazione, cioè quali sono le regole, i linguaggi, gli ambienti in cui implementare il sistema e quelli di portabilità, in questo esempio cozzano, no? Nel senso che bisogna tener conto, sono intercorrelati, e così via. Oppure, vabbè, gli aspetti esterni, che dicevamo, sono sempre gli stessi, normativi, etici, e quello invece più tecnico è l'interoperabilità, cioè il fatto che il sistema informativo deve lavorare, interoperare con altri sistemi già esistenti. Tu fai un sistema di contabilità, vuol dire che poi alla fine del mese il bilancio dell'IVA, entrate e uscite d'IVA, le devi trasmettere in automatico all'ufficio delle entrate. L'ufficio delle entrate ha un sistema informativo che è fatto come vogliono, c'è cioè una specifica e tu devi interoperare con quel sistema lì. No? E quindi di fatto è un vincolo esterno che fa parte, diciamo così, della natura del mio sistema. Quindi nella sezione del nostro ipotetico documento dei requisiti, che parla di requisiti non funzionali, andiamo a descrivere questi vari aspetti. Vabbè, poi in realtà noi li abbiamo descritti in modo un po' qualitativo, tassonomico, per far vedere che tipo di informazioni ci sono. In realtà ci sono tanto di norme ISO, no? Che ci suggeriscono come esprimere queste qualità del software. Ad esempio questa 9126 si intitola Software Product Quality, quindi la qualità del prodotto software. E lavora di fatto su una serie di livelli, no? Il primo è la qualità del processo di sviluppo di software. È messa in grigio perché non è una proprietà intrinseca del software, ma del processo che lo genera. Quindi una qualità, la certificazione di qualità organizzativa. Poi ci sono le proprietà interne del software, quelle esterne, e poi la qualità percepita ed effettiva durante l'utilizzo. Cioè quando il sistema poi è utilizzato nei vari contesti d'uso, quali sono le qualità, ossia i vincoli rispettati dal sistema e con quali valori, con quali margini. Adesso qui non entriamo nei dettagli di questa norma, è solo per darci un'indicazione nel fatto che queste cose, se le vogliamo approfondire, in realtà per fortuna abbiamo le basi per poterle fare, per poter anche capire qual è il processo che genera qualità alla fine. E questa norma sempre definisce vari assi che un po' sono ripetuti rispetto a quelli di prima, semplicemente questi sono come li organizza la norma, ma alla fine sono le stesse cose. Distingue tra le qualità intrinseche del prodotto, quindi i requisiti qualitativi o non funzionali o i vincoli intrinseci nel prodotto, e quelli invece relativi al suo utilizzo. Quindi qualità intrinseche sono le funzionalità, l'affidabilità, l'usabilità, l'efficienza, manutenibilità e portabilità. Penso che le abbiamo citate tutte tranne manutenibilità, erano già citate nelle slide precedenti. La manutenibilità è la proprietà di un sistema di poter evolvere nel tempo in modo rapido ed efficace. Cioè, posso fare manutenzione. Manutenzione nel caso del software è sempre di due tipi. Manutenzione correttiva, cioè risolvere errori che ci sono, o manutenzione evolutiva, cioè fare evolvere, modificare le funzionalità del sistema. Il sistema quindi deve poter essere facile da far evolvere. E dall'altra parte, queste sono le funzionalità di un sistema. Perché dico che sono intrinseche del prodotto? Perché continuano a valere anche se nessuno le usa, anche se nessuno lo usa il prodotto. Cioè lì fermo, nessuno lo usa, queste proprietà sono sue, ci sono, o ci sono o non ci sono, o ci sono in grado maggiore o minore, ma sono indipendente dal suo utilizzo specifico. Mentre invece l'aspetto di sinistra dice cosa succede al sistema, come reagisce il sistema quando comincia a usarlo. Quindi l'efficacia. Quanto efficacemente risolve il problema per cui è stato pensato.
Faccio prima a farmelo a mano o il sistema informativo mi aiuta effettivamente e mi raggiunge il risultato? Mi copre il risultato al 100% oppure alla fine manca sempre un pezzo? Su questo mi piacerebbe farvi parlare con i nostri amministrativi qua, che hanno un sistema di contabilità che è stato pensato da qualcuno che non sapeva come funziona l'università al loro interno e quindi di fatto loro devono usare il sistema di contabilità integrato nazionale, figlio di quei grandi progetti ministeriali, e poi a mano in Excel tengono una contabilità doppia perché è quella che gli permette di fare operatività day to day e poi lo riversano dall'altra parte, no? In termini di efficacia. Faccio prima a farmelo a mano? Sì. Però, che è legato ovviamente alla produttività, no? La produttività in termini di tempo speso. Se parliamo, se pensiamo ai lavori puramente di ufficio, la produttività è il tempo che ci metto ad eseguire una pratica. Ma se allarghiamo un pochino la visione anche all'azienda, al lato industriale, la produttività è la capacità di produrre, diciamo così, volumi maggiori grazie al fatto che c'è un sistema informativo che gestisce certi processi. Quindi fa la pianificazione della produzione in modo ottimale e quindi mi permette di produrre meglio. Allora, in quel caso non è più solamente il tempo, la velocità, la comodità di utilizzo del sistema informativo, ma il fatto che lui prende delle scelte che permettono all'azienda nel suo complesso di essere produttiva. E questo, se vogliamo, il gradino maggiore di guadagno. La sicurezza, che poi nel caso dei prodotti software è abbastanza marginale, ma viene citata, la soddisfazione, cioè gli utenti sono contenti o no, no, dell'utilizzare il sistema, che è uno degli aspetti in qualche modo dell'usabilità. L'usabilità è un sistema, è una proprietà intrinseca del sistema, ma poi nel momento in cui il sistema viene usato, l'utente può dire la sua. Tutte queste qualità che sono nella norma ISO sono anche misurabili, nel senso che la norma vi dice anche come fare ad andare a rilevare, non sempre c'è un numero dietro, però c'è un metodo, no? Come si diceva, un processo di valutazione in tempo finito che ti permette di valutare se questa proprietà è soddisfatta oppure no. E qui ci sono alcuni esempi di come si possono descrivere, secondo la norma, alcune di queste qualità. Quindi la norma ti dice non scrivere una frasetta, il sistema deve essere facile da utilizzare, deve avere una buona usabilità. Non vuol dire niente quella frase. Risparmia l'inchiostro. È inutile che scrivi cose che non siano di per sé verificabili o che non siano specificate nel dettaglio. E qui dice, ad esempio, una proprietà qualitativa che è breakdown avoidance, quindi il sistema deve evitare delle condizioni di rottura, allora ti dice, guarda, tu puoi descriverla con uno schema di questo genere, questo è lo schema che ti propone la norma, l'obiettivo di questo requisito, ricordiamoci, siamo sempre nei requisiti non funzionali. Quindi l'obiettivo di questo requisito è chiedersi quanto spesso l'utente può evitare che il sistema vada in blocco anche in caso di errori, di guasti, failures, di guasti che occorrono. Come si fa ad applicare, quindi a valutare? Qui ti dà un metodo pratico per definire qual è la qualità. In certo senso cerca di farti passare dall'ambito qualitativo a quello quantitativo. Dice, cioè, questa qualità, se si verifica questa qualità, vuol dire che tu puoi contare il numero di blocchi del sistema rispetto al numero di guasti. Quindi alla fine, tutte le volte che si rompe qualche cosa, te lo segni in un quadernetto. Tutte le volte che il sistema è fermo, te lo segni in un quadernetto e alla fine dell'anno fai i conti. E allora ti dice qual è il numero di blocchi del sistema che sono dovuti ai guasti. Invece tutti i guasti che non hanno portato a un blocco del sistema, bene, no? Vuol dire che ti aumentano questo parametro di evitare i blocchi. Dice, se questo lo puoi fare anche a tavolino, anche in fase di progetto, dati statistici alla mano. Tu compri un hard disk e sui dati di targa ti danno il median time between failure, non l'MTBF. Cioè il numero di ore che questo oggetto statisticamente dovrebbe funzionare senza rompersi. Dopodiché ti fai due calcoli statistici, se nel tuo sistema di quell'hard disk perché è un componente meccanico che si rompe più frequentemente degli altri.
se hai 20 hard disk nel tuo sistema, ti puoi calcolare che probabilmente se ne rompe uno ogni 2 mesi. Lo calcoli a priori, quindi dici, vabbè, allora dipende un attimo. Quante di queste volte, in funzione della configurazione del sistema, in quante di queste volte una rottura di un disco è causa di blocco del sistema? Zero, perché magari ho dischi ridondati. Oppure, beh, nell'1% dei casi, proprio se si rompe quello che è il disco del sistema, che ha delle caratteristiche particolari per cui non riesco a ridondarlo. Oppure no, non perdo nulla, però devo spegnere la macchina per cambiare il disco e riavviarla. Un tempo di fermo di 5 minuti. Però c'è, lo tengo in conto. E quindi posso pianificarle, queste qualità, in fase di progetto. E poi posso osservarle in fase di operativa. Infatti dice, guarda, queste cose qua, se il sistema è già in operazione, queste informazioni le puoi trarre dai log di sistema. Dai dati, chiede alla macchina, non devi metterti lì a contarle a tavolino, ma la macchina ti dà queste informazioni, semplicemente tu le puoi analizzare e puoi avere la misura. E quindi sulla base di questi valori ti puoi calcolare un rapporto, beh, che poi alla fine la frazione di guasti che non ha portato a dei blocchi del sistema, e quindi questo numero, essendo una frazione, è tra 0 e 1, e più è alta meglio è. 1 vuol dire che ho evitato tutti i guasti, 0 vuol dire che ogni volta che si rompeva anche qualcosa di piccolo il sistema andava in blocco, e intermedio. Quindi così l'ho definito al di là di ogni dubbio. Ti dico come misurare, che cosa devo misurare, come metto insieme i valori che ho misurato e qual è il valore atteso. Addirittura potrei anche dire, io voglio che il sistema abbia un coefficiente X maggiore di 0,8. No, troppo basso 0,8, 0,98. Ovviamente questo non è ancora definito in modo troppo preciso, perché di queste failures non sappiamo quali siano. Io ho fatto esempio dei dischi, ma può essere manca la corrente, può essere va a fuoco l'edificio, quindi bisognerebbe definire qual è il dominio, no, dei fenomeni che vogliamo osservare. Questo è un caso di misura che la norma chiama esterna, no? È un vincolo dall'esterno. Cause esterne sono quelle che fanno rompere le cose, non è una parte progettata del sistema per cui lui è progettato per romperci. Sono delle cause esterne che causano delle rotture e il sistema come reagisce a questi effetti esterni. Oppure ci sono delle qualità interne, intrinseche al sistema. Ad esempio, il test coverage dice: qual è la bontà dei tuoi piani di collaudo? Detto in parole povere. Cioè, tu avrai un piano di collaudo. Prima di andare in produzione, prima di installare il sistema, farà dei collaudi, delle prove, delle verifiche. Piano di collaudo significa che l'hai scritto da qualche parte e ogni volta fai sempre le stesse. Non che vai a casaccio, ma sì, proviamo un po' a vedere se funzionicchia, perché quello non è un collaudo. No? È così, una prova qualitativa. Allora a questo punto lui dice, guarda, io posso verificare la qualità del mio piano di collaudo confrontando i test che faccio col numero di test che dovrei fare per coprire tutti i casi possibili e immaginabili. Perché non lo faccio? Ma perché magari ci vuole troppo tempo. Allora dico, vabbè, io testerò, verificherò il 70% dei casi, o l'80%, o il 30%, no? Però almeno so qual è, no? Ho definito qual è la qualità del mio test rispetto a un ipotetico test esaustivo che magari però lo faccio una volta sola, ma mi porta via una settimana intera di lavoro di 4 persone che vanno solamente test. Tenete presente che nelle aziende di sviluppo software serio il numero di sviluppatori come persone, il numero di tester, spesso si equivale, no? E, vabbè, poi ci sono queste altre caratteristiche che hanno sul lato destro della norma ISO, di cui qua ci sono alcuni esempi. Tanto per
alla fine poi sono, questi requisiti qualitativi sono abbastanza ricorrenti, no? Perché alla fine le categorie sono le stesse. La parte complicata, vabbè, è esprimerli in modo preciso e poi ovviamente sarà garantirli. No? Perché mentre il requisito funzionale mi basta aggiungere delle funzioni, delle linee di codice per fare una certa cosa, il requisito qualitativo a priori non è neppure detto che sia soddisfacibile. Perché magari richiede una cosa che la tecnologia attualmente non ti permette di fare. Io dicevo, una pagina web che ti risponda entro 200-300 millisecondi, dico sempre questi numeri perché poi alla fine sono i tempi di risposta normali. Se chiedessi una pagina web che ti risponde in 20 millisecondi, oggi non si può fare, punto. Con le tecnologie che ci sono, con la tecnologia web, non è in grado di andare a quella velocità. Perché anche solo la connessione di rete TCP/IP richiede quel tempo lì per essere instaurata, appunto. Devo usare tecniche diverse. Quindi, vabbè, qui ci sono altri esempi che fanno riferimento all'IBSIS, no? Il sistema bibliotecario, preso un po' a caso. L'interfaccia utente deve essere implementata con HTML semplice, senza usare Java, senza usare dei frame in HTML. Quindi dei vincoli che ti dicono, guarda, l'interfaccia utente non usare certi elementi, perché? Perché no? Perché so che non sono compatibili con certi browser, perché non voglio avere una dipendenza da Java, dalle sue versioni e così via. Lo sviluppo di processo deve essere conforme alla norma interna tal dei tali, perché magari in questa azienda abbiamo questa norma e quindi a livello organizzativo imponiamo questo vincolo. Il sistema gestisce dati personali e dati sensibili e quindi ci sono delle norme che definiscono come devono essere gestiti questi dati personali, la loro riservatezza, il loro utilizzo, dove sono memorizzati e così via, e quindi devi garantire che i dati personali non vengano mai diffusi o non escano mai dal sistema. A volte noi abbiamo parlato di requisiti o di vincoli, a volte è anche facile o ci può aiutare vedere queste cose in senso inverso, non come vincolo da rispettare ma come obiettivo da raggiungere, no? Tanto più è alto meglio è. Quindi a volte lo si può anche esprimere in questo modo, perché presi uno per uno questi requisiti qualitativi sono tutto sommato facili da comprendere. Nel loro complesso però interagiscono e a volte è molto difficile raggiungere il livello di precisione puntuale che si ha con i requisiti funzionali. Il requisito funzionale, tutto sommato, se dicono cose contraddittorie lo vedi, o se mancano dei pezzi li vedi. Sui requisiti qualitativi è un pochino più difficile. Quindi in qualche modo a volte, soprattutto nelle parti iniziali del processo, quando questi requisiti devono ancora essere leggibili dall'utente finale, no? Da quello che chiamavamo il cliente, piuttosto che non in termini di vincoli, di frazioni, di parametri che potrebbero essere ARABO per il cliente, parliamo in termini di obiettivi, l'obiettivo che il sistema vuole raggiungere. Ovviamente noi poi, nella fase di progettazione, avere un obiettivo lo trasformo in un vincolo, nelle cose che il sistema deve fare o non deve fare, per garantire, e garantisco io progettista, che rispettare questi vincoli fa in modo che il sistema raggiunga gli obiettivi. È un altro modo di esprimere, di descrivere questi requisiti. Quindi qui ci sono altri due esempi di requisiti non funzionali descritti sotto forma di obiettivi. Il sistema dovrà essere facile da usare da parte dei controllori che abbiano una certa esperienza e dovrà essere organizzato in modo da minimizzare gli errori degli utenti. È un requisito di usabilità, no? Espresso in questa forma. È soprattutto una forma espressiva, non è che cambia la sostanza rispetto a prima. Ecco. La cosa che dobbiamo riconoscere è che soprattutto nella parte dei requisiti non funzionali è abbastanza normale avere dei conflitti. Conflitti, fatemi dire, soft o conflitti ingegneristici.
requisiti diversi che sono in conflitto tra di loro. Mentre sul requisito funzionale un conflitto è un errore, io non posso dire il sistema è accessibile se faccio il login e dall'altra parte posso dire il sistema è accessibile a tutti. È sbagliato, o è uno o è l'altro. Nel caso dei requisiti qualitativi, io invece potrei voler dire il sistema è, che ne so, facilmente utilizzabile oppure il sistema è che ne so, veloce. Fatemi fare un esempio un po' più realistico. Potrei avere un requisito qualitativo che mi dice il sistema deve permettere di eseguire l'azione, la funzione, col numero minimo possibile di videate, numero minimo possibile di click, che è un parametro di prestazione, tutto sommato. E dall'altra parte però potrei voler dire il sistema deve essere facile da usare e presentare all'utente pochi dati per volta, che è di nuovo un altro requisito di usabilità, entrambi ragionevoli. Però da un lato se dico voglio avere pochi click, poche videate, vuol dire che queste videate saranno più dense di informazioni. Se invece voglio avere videate semplici con pochi dati per volta, dovrò avere per forza dei passaggi guidati più lunghi. Ma ce l'abbiamo l'esperienza, ci sono alcuni siti web in cui vai, penso, per registrarti devi riempire una pagina di dati e altri invece che ti chiedono un dato per volta. Però chiaramente il processo richiede più click. In ogni click faccio una cosa più semplice, quindi cognitivamente è più semplice, mi sento più stupido nel farlo e quindi vuol dire che mi sforzo di meno, ma ci metto più tempo. Dall'altra parte ci metto meno tempo operativamente, ma devo ragionare un pochino di più sulle domande perché sono tutte lì insieme, quindi devo capire cosa vogliono. Se io, quindi questi due requisiti sono in conflitto, non posso avere entrambe le cose. Però non sono requisiti booleani, sì o no. È o non è, sono requisiti, sono obiettivi, no? Leggiamoli come obiettivi che mi dicono: guarda il sistema, vorrei che andasse in questa direzione, vorrei che andasse in quell'altra direzione. E allora cosa facciamo? Beh, in fase di progettazione troviamo un buon compromesso. Non si possono soddisfare tutti al 100% questi requisiti e vedremo qual è più importante dell'altro, qual è il compromesso migliore, come interagiscono tra di loro. Quindi in un certo senso nel dominio dei requisiti qualitativi, non funzionali, il conflitto è un'indicazione di un'interazione, di un'interdipendenza tra le varie qualità che il sistema deve avere. Non posso avere l'uovo e anche la gallina e anche la frittata, no? Contemporaneamente e dovrò scegliere. In realtà per fortuna abbiamo più flessibilità perché la gallina può essere solamente nello stato di vivo, di morto, di cotta o di cruda. E non hai tante scelte. Invece noi possiamo ingegneristicamente decidere di cedere su un requisito per implementare meglio l'altro o viceversa. Quindi ci spaventa di meno riscontrare un conflitto, ci dice solamente che su quell'aspetto dobbiamo lavorare meglio, dobbiamo esaminarlo meglio per prendere poi delle decisioni difendibili e tracciabili. Ok, abbiamo deciso così, accettiamo che cediamo un pochino di questa qualità per poter implementare quell'altra. È uno strumento di ausilio anche alla progettazione. Ma io mi fermerei qua perché poi il discorso cambia e ci vediamo la settimana prossima.